Ciao, io sono Francesco Pasati, questo è il nuovo tutorial. Oggi parleremo delle udienze da remoto. Nel dettaglio parleremo di fonti normative, di hardware, di software, di fase operativa, della simulazione delle udienze da remoto, delle domande frequenti e poi ti chiederò anche un feedback. Il Covid ha accelerato un processo, il processo telematico, che sta sempre più diventando digitale con l'implementazione appunto anche delle udienze remote, oltre che già da tempo con il deposito telematico e degli atti. Entriamo subito nel concreto, guardiamo un attimo le fonti normative. Sono appunto l'articolo 83 del comma 7 della lettera F del DL 18 del 2020. La lettera F va a regolamentare appunto l'udienza remota. Invece l'articolo 7, l'articolo 83, comma 7, lettera H del DL 18 del 2020 va a regolamentare un'altra tipologia di udienza che possiamo definire udienze cartolare, con del deposito delle note conclusive in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza a video delle parti e degli avvocati stessi. Oltre all'articolo 83 c'è il provvedimento del DGC, della Direzione Generale dei Sistemi Informatizzati del Ministero della Giustizia, l'articolo 2, che va a regolamentare, a stabilire quali sono i software da implementare per le udienze remote e ovviamente i protocolli del CSM e del CNF in uso, da cui qui ho tratto anche le domande frequenti, le FAQ, che vedremo successivamente. Parliamo adesso un attimo della dotazione hardware, quella che io consiglio anche. Puoi vedere appunto è richiesto un PC connesso a internet e dotato anche di casse audio. Ti consiglio anche una webcam professionale, la trovi su Amazon o sui negozi di elettronica dai 50 ai 90 euro. Se vuoi proprio un consiglio, mi posso permettere un consiglio, io ti suggerisco di acquistare una Logitech C920, la quale ha un'ottima qualità video, ma soprattutto audio, perché è integrato anche un microfono. È importante questo perché comunque affinché poi possa arrivare anche alla stanza virtuale, nella stanza virtuale un audio pulito, il tuo, e un'immagine chiara, è fondamentale. Nel caso tu avessi altre tipologie di webcam che non sono dotate di microfono, allora ti consiglio di prendere un microfono con cuffie integrato, con cuffie integrate. E ultimo aspetto importante è avere anche a disposizione un router mobile wifi qualora appunto ci fosse un crollo di internet, o utilizzare il tethering del telefonino, che comunque da tempo ormai è abitudine, consiglio di utilizzare. Per quanto riguarda la dotazione software, è richiesto un programma di navigazione internet, un browser, una PEU, una posta elettronica ordinaria, perché questi sistemi qui di informatizzazione non richiedono la posta elettronica certificata, ma è opportuno utilizzare invece la posta elettronica, preferiscono utilizzare la posta elettronica ordinaria e ovviamente Microsoft Teams. Attenzione, non è obbligatorio, possiamo vedere poi che puoi utilizzare anche la versione web, quindi questa è una tua libera scelta se scaricarlo oppure no. La differenza tra l'app rispetto alla versione mobile è molto, molto piccola. Per la gestione dell'udienza da remoto va bene anche la versione online, la web app, quindi non è necessario installare il programma. Ti faccio vedere poi. Ok, entriamo nella fase operativa. Cosa succede? Il magistrato, con un'ordinanza fuori udienza, fissa la nuova udienza. Nell'ordinanza puoi trovare o direttamente il link tramite cui ti puoi collegare poi al giorno fissato alla stanza virtuale, oppure ti chiederà, come nel caso di specie, questa è un'ordinanza che mi è stata fornita del giudice di pace di Velletri, di comunicare a mezzo mail o, nel caso poi vediamo anche con il deposito telematica, la propria PEO su cui sarà recapitato l'indirizzo. Infatti
non meno di 7 giorni, salvo casi d'urgenza, il giudice comunica la fissazione dell'udienza. L'avvocato quindi può depositare una nota con l'indicazione della prova PEO oppure comunicare, come in questo caso, via mail al magistrato l'indirizzo su cui sarà recapitato l'indirizzo per il collegamento alla stanza virtuale. Infatti, nella nostra mail vediamo un tasto Join Microsoft Teams Meeting. Cliccando questo ci reindirizza alla stanza, o possiamo trovare anche l'indirizzo della stanza virtuale. Nel caso in cui questo link non è attivo, basta copiarlo e inserirlo all'interno del browser. Questa parte qui del programma di navigazione si chiama proprio browser. Inserendo qui e dando invio, la pagina si aprirà, questa pagina qua. Possiamo vedere due possibilità: una, quella di poter scaricare l'app, il software, e installarlo nel nostro applicativo, oppure cliccando su questo tasto utilizzare la versione web. La prima volta ovviamente ci viene richiesto di registrare un apposito account Microsoft. I passaggi sono molto semplici e veloci. In 6 step arrivi direttamente a conclusione. Ti viene chiesto di creare una prossima password, di inserire il tuo nome e cognome, di inserire il tuo dato di nascita e il luogo di nascita. Sulla tua mail ti verrà recapitato un codice di verifica. Inserito, potrai creare finalmente questo account, ovviamente inserendo anche queste lettere che tu vedrai qui per verificare effettivamente se sia una persona, un essere umano e non un robot. Ok, andiamo avanti. Fatto questo, siamo per entrare nella stanza virtuale. Dobbiamo svolgere ancora delle attività preliminari, come quella di inserire il proprio nome e cognome, abilitare la webcam e il microfono e poi entrare nella stanza virtuale. In sostanza è come se suoniamo il campanello per entrare. Suonato il campanello, attendiamo che il magistrato ci apra la porta, ci abiliti quindi l'ingresso. Quindi in questo momento qua saremo soltanto noi all'interno, in attesa, e nessun altro, non abbiamo contatti con nessun altro, soltanto noi, aspettando che il magistrato ci apra la porta, appunto. Ok, il magistrato ci fa entrare nella stanza virtuale e quindi ci comparirà questo menu strumenti. Si può vedere appunto qui il tasto per abilitare o disabilitare la webcam, il microfono, la funzione per condividere il proprio monitor e far vedere anche agli altri partecipanti quello che è proiettato sul proprio monitor. Qui il tasto funzione della chat e qui queste icone qua che rappresenta appunto Duomini per vedere i partecipanti della chat. Se nel caso in cui hai disabilitato il microfono vuoi prendere la parola, il tasto della mano segnala al magistrato la richiesta di parlare e quindi poi ti darà questa possibilità di intervenire all'udienza. Ok, qua puoi vedere su internet, su YouTube ci sono già tantissimi tutorial disponibili che puoi consultare per vedere una vera e propria simulazione di udienza. Io ti presento una selezione di alcuni. Quindi per renderti giustamente conto effettivamente come si svolge l'udienza remota, ma di fatto non differisce nulla rispetto a quella che già si faceva nei tribunali prima dell'emergenza Covid. L'unica modalità di interazione che cambia è che invece di essere in presenza utilizziamo un computer e quindi una connessione internet, ma siamo comunemente seduti a casa invece che in aula d'udienza. Ok, arriviamo finalmente alla parte, forse anche quella più interessante, ossia le domande frequenti, le FAQ, che ho tratto direttamente dai protocolli e che possono, visto la novità, sorgere a te che stai ascoltando. Iniziamo con questa carrellata. Allora, prima domanda: devo usare un apposito software? Se sei stato attento, hai visto che o utilizzi il software già che puoi scallare direttamente quando ti colleghi, oppure puoi utilizzare la versione web di Teams. Quale browser devo usare? Ok, quando usi la versione web
è richiesto appunto un browser, ma non tutti i browser sono abilitati. Attenzione quindi, infatti non è abilitato Firefox, Mozilla, Internet Explorer 11 e ne è abilitato anche Safari in ambiente Mac. Quindi io ti consiglio di utilizzare, come puoi vedere anche qui nella schermata, Google Chrome. Ok, chi potrà partecipare all'udienza? Allora, ovviamente potranno partecipare gli avvocati, i praticanti per lo svolgimento anche della pratica forense, il magistrato darà atto della loro presenza e ovviamente le parti personalmente, solo le parti, non sono ammesse altri soggetti. Il giudice infatti a inizio udienza svolgerà accertamenti utili di rito a verificare l'identità dei partecipanti, ad accertare la regolarità procedurale, le notifiche, gli adempimenti previsti per quell'udienza e ovviamente verificherà, controllerà anche le funzioni tecniche dei partecipanti, ossia la correttezza del video, ecco perché l'importanza di utilizzare una webcam professionale e dell'audio, quindi anche integrato con il microfono. Se non sono ancora costituito, come posso partecipare all'udienza fissata? Giusta domanda, molto semplice, già in uso per quanto riguarda le opposizioni a decreto ingiuntivo. Anche in questo caso potrei depositare un'istanza, non sei ancora di costituito, potrei depositare un'istanza di visibilità allegando anche la procura alle liti. Quindi all'interno del fascicolo, a seguito di questa visibilità, potrai consultare i documenti del fascicolo, ma anche consultare l'ordinanza di fissazione udienza, dove potrai prendere il riferimento dell'udienza, il link dell'udienza, e quindi poi il giorno prestabilito collegarsi all'indirizzo della stanza virtuale. Posso disattivare video e audio? Attenzione, qua è una domanda, può sembrare semplice e banale, ma ha delle sue rilevanza, ha una sua rilevanza. Base al protocollo, assolutamente non puoi mai disattivare all'interno della durante l'udienza la webcam, né tu come avvocato né ovviamente le parti, perché il magistrato deve sempre verificare il comportamento delle parti, ma puoi invece disattivare, anzi ti consiglio di farlo, soprattutto il microfono, soprattutto in quelle situazioni in cui non prendi la parola o comunque non parli, proprio per non interferire e disturbare lo svolgimento dell'udienza. Se hai poi una precisa necessità di intervenire, puoi abilitare l'apposito, segnalare la richiesta cliccando su questo tasto, il tasto della mano che segnala al magistrato che vuoi prendere la parola. Posso depositare atti e documenti in udienza? Allora, devi sapere che nella funzione chat c'hai la possibilità di poter condividere all'interno della stanza virtuale anche documenti, atti e documenti. Però è una cosa, un deposito irrituale. Perché? Perché il magistrato non ha la possibilità di poter caricare all'interno del fascicolo informatico i documenti che tu depositi in udienza. Quindi per effettuare il deposito ti conviene prima esibire tramite la funzione share, esibire il documento che vuoi depositare tramite questa funzione che condividi il monitor. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del magistrato, potrai procedere tramite il processo civile telematico, il deposito telematico con il tuo redattore atti. Questa domanda già l'hai vista prima, l'ho anticipata prima, però la ripetiamo. Sarà presente il cancelliere in udienza? Non è previsto, ma sarebbe opportuno per una gestione più agevole dell'udienza, soprattutto con molte parti, per curare la parte anche tecnica, quindi scrivere il verbale d'udienza, ammettere le parti nella stanza virtuale, verificare audio video dei partecipanti. Questo è collegato anche con i protocolli che si avranno nei singoli tribunali. Chi scrive il verbale?
il cancelliere se presente, oppure toccherà al magistrato. Gli avvocati e le parti potranno comunque leggere il verbale condiviso a monitor dal magistrato tramite appunto la funzione share, quindi non solo tu puoi mostrare, ma anche il magistrato può condividere e mostrare il verbale. Come termina l'udienza? Beh, qui non è cambiato più di tanto nulla, non differisce più di tanto nulla dalla situazione che già conosciamo. Viene fatta la lettura del verbale, se assenti osservazioni, modifiche o integrazioni, il giudice dichiara chiusa l'udienza e quindi tu potrai procedere al logout cliccando sul tasto rosso e uscire dalla stanza virtuale. Come si svolgono le udienze con lettura dispositiva ai sensi dell'articolo 281 sexies, oppure l'inibitoria, oppure nelle cause del lavoro? Il magistrato interromperà l'udienza una volta verbalizzato e fisserà una nuova data con orario per la lettura del dispositivo del provvedimento. Quindi le parti in questo caso qua saranno libere di collegarsi o non collegarsi alla nuova riunione, ma troveranno poi il provvedimento depositato all'interno del fascicolo telematico, quindi gli avvocati potranno accedere e consultare il provvedimento finale. Ecco, questa è la domanda che sicuramente tutti quanti si stanno ponendo. Cosa succede se mi cade la linea internet o si blocca il PC da cui mi collego? Allora, se il malfunzionamento, il logout è temporaneo, ti potrai comunque sempre ricollegare all'indirizzo, al link della stanza. Altrimenti, se la situazione perdura o comunque è in una situazione irrecuperabile, quindi non ti puoi più ricollegare, il giudice darà atto della situazione e rinvia a una nuova udienza e comunica alle parti il verbale di udienza con il dispositivo di rinvio. E se in quel giorno ho un'altra udienza oppure non posso partecipare per altri impegni? Anche con l'udienza remota puoi delegare un sostituto processuale. Quindi l'udienza dei video segue dal vivo, segue l'udienza registrata, remota, segue le stesse modalità previste per l'udienza dei visum. Quindi potrai conferire anche una delega orale, senza l'articolo 14,2 della legge professionale, della 247 al 2012, e comunicare al delegato le istruzioni e l'indirizzo della stanza. Quindi il delegato seguirà la stessa modalità e procedura che ti sto mostrando qui a te. Posso collegarmi da tablet o da smartphone? Sì, ma attenzione, tablet e smartphone hanno delle criticità e dei limiti. Uno schermo piccolo rispetto a quello del PC, una bassa qualità audio e video perché è integrato con il dispositivo rispetto a una webcam dedicata e a un microfono dedicato. Non puoi tramite tablet e smartphone condividere o esibire documenti, e nel caso in cui tu utilizzassi uno smartphone e ricevessi una telefonata saresti disconnesso dalla stanza virtuale e quindi ti dovrai ricollegare, quindi creando anche dei problemi di gestione alla stanza stessa. Quindi in questo caso io ti consiglio di utilizzare veramente in casi ad hoc specifici, cioè proprio se strettamente necessari, meglio sicuramente il computer. Posso registrare l'udienza? Attenzione qui, vi è il divieto assoluto di acquisire, registrare e fotografare lo svolgimento dell'udienza con strumenti hardware e software, quindi assolutamente no, non puoi registrare. Ecco, siamo arrivati al termine di questo tutorial, spero che ti sia piaciuto. Io sono ovviamente Francesco Posati, grazie che mi hai seguito fino adesso. Ti chiedo un piccolo aiuto, nello specifico mi piacerebbe ricevere un feedback che potrai mettere anche nei commenti sotto a questo video che potrai vedere, che vedrai, oppure mandarmeli anche via mail o tramite Telegram o tramite WhatsApp per indicazioni, suggerimenti o altre richieste o nuovi tutorial o specifici argomenti che vuoi approfondire e vedere.
Se vuoi ti puoi anche iscrivere al mio canale YouTube PCT Facile, cliccando il tasto iscriviti e attivando la campanella riceverai le notifiche delle nuove pubblicazioni. Questo è quanto, ti ringrazio ancora di avermi assistito e al prossimo tutorial. Grazie, ciao!